dei Ministri. Telefonata, buonasera. 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 Vorrei dire una cosa all'onorevole Panis. Dica, l'ascolto volentieri. Allora, prima lei ha parlato delle regole, no? Sì. Però anche voi dovreste avere delle regole, perché io come cittadino posso fare un lavoro, qualche lavoretto, voi invece siete parlamentari, fate gli avvocati, siete dentro nelle CDA, avete tanti di quei posti di lavoro che togliete posti di lavoro in un periodo dove c'è poco lavoro, mi sembra una cosa assurda. Esempio, il suo collega e anche dello stesso partito che ha difeso il vostro Berlusconi prende i soldi del parlamentare, prende i soldi da avvocato, prende questo, prende l'altro, la Santanchè è dentro nel CDA. Sta parlando di Ghedini, tanto per capirci, sta parlando di Ghedini. Le rispondo volentieri e la ringrazio per la domanda che mi ha fatto. Sul piano personale posso ricordarle che il mio indice di presenza in Parlamento è praticamente vicino al 100%, quindi ci sono sempre, ci sono regolarmente, non sono assente mai in aula e svolgo tre funzioni all'interno del Parlamento dove sono praticamente sempre presente, come tutti possono confermare. Quindi forse ha scelto la persona meno indicata per fare un'obiezione di questo genere, però non mi sottraggo alla domanda avvocati parlamentari. Io credo che sia una fortuna per lo Stato avere delle persone che nella vita hanno dimostrato già qualche cosa e che con i fatti hanno costruito una propria posizione personale, partendo magari da sotto zero, come sono partito io, non da zero, per arrivare a un certo risultato. Perché posso dare allo Stato il contributo della mia professionalità, della mia preparazione, dello studio che ho fatto per anni e anni. Altrimenti in Parlamento ci vanno soltanto coloro che non hanno raggiunto determinate posizioni. Le dico di più, se venisse bloccata la possibilità di fare contemporaneamente l'una e l'altra cosa, cioè di tenere aperto uno studio, nessun professionista affermato andrebbe mai a dare il proprio contributo di idee e di impegno allo Stato, perché sicuramente nel momento in cui cesserà l'attività parlamentare si troverà uno studio ridotto a zero, quindi senza la possibilità neanche di guadagnare un mensile, perché tutti sanno che per un professionista il guadagno è legato non al momento in cui inizia un percorso, ma quando finisce un percorso giudiziale che qualche volta è molto molto lungo. Per costruire lo studio che io ho in questo momento ci ho impiegato oltre 30 anni di vita lavorando giorno e notte, sabati e domeniche spessissimo, quindi con grande fatica, grande sacrificio, certamente con grandi risultati perché i cittadini mi hanno dato tante volte fiducia e io ho cercato di ripagarli al meglio delle mie possibilità. Quindi io credo che sia sbagliato impedire al professionista di tenere aperto lo studio perché non è un pubblico dipendente e come tale è giusto che quando cessa l'attività abbia la possibilità di avere ancora in piedi qualche cosa che gli consente di vivere. Non è come il dipendente pubblico che nel momento in cui, il magistrato per esempio, che nel momento in cui cessa l'incarico parlamentare ha lo stipendio che corre immediatamente dal primo giorno in avanti. Il libero professionista è tutt'altra cosa e questo vale per imprenditori, questo vale, cioè persone che nella vita sociale di tutti i giorni hanno dimostrato di poter raggiungere qualche obiettivo. Io, tra le altre cose, sono molto critico nei confronti del politico di professione, perché il politico di professione molte volte si discosta dalla vita reale, non accetta il confronto con i cittadini e non assorbe dai cittadini tutte quelle indicazioni, quei suggerimenti, quei messaggi che sono invece utilissimi per fare meglio il proprio lavoro. E se lei mi conosce, sa che invece io mi confronto tutti i giorni e molto volentieri con i cittadini.